Tutto ciò che chiediamo è dare una possibilità alla pace. Si ispira a questa frase famosa di John Lennon, l'iniziativa Musica e Poesia per la Pace, promossa dall'Istituto Comprensivo Alfieri Garibaldi di Foggia, che ha visto laboratori, momenti di riflessioni e anche una marcia che si è snodata lungo le vie del centro. Ascoltiamo cosa ci ha detto la professoressa Angela Gabriele. Professoressa Gabriele, anche con la musica e con la poesia si può affermare la pace? Certo, soprattutto anche con la musica e con la poesia, perché i ragazzi conoscono solo questo tipo di linguaggio importante per loro per esprimere quello, i sentimenti che provano, le emozioni che sentono, ed è importante anche attraverso la poesia e la musica trasmettere questa emotività così forte, questo pensiero così forte che è quello di volere la pace. Questa è una giornata ricca con momenti di riflessioni, anche esibizioni, insomma un modo per dire no alla guerra. Sì, infatti noi oggi abbiamo dedicato tutta una giornata, stamattina siamo partiti con i bambini della scuola dell'infanzia che attraverso disegni e cartelloni hanno mostrato il loro lavoro, poi i ragazzi della scuola primaria invece hanno preparato degli striscioni molto colorati con la loro creatività, il loro sentimento di esserci, e i ragazzi della scuola media invece con una riflessione linguistica e quindi anche attraverso la musica insieme allo strumento musicale. Il tema della guerra ovviamente riguarda anche i bambini, ecco, loro vi parlano della guerra, cosa vi dicono e cosa dite voi a loro? Certo, è un concetto molto difficile perché è lontanissimo da noi, quindi è molto difficile trasmettere che cosa significa volere la pace in un mondo che invece sta facendo guerra. E nei bambini l'unico modo per farglielo comprendere è far accoglienza, anche noi l'abbiamo fatto, con i bambini ucraini che sono arrivati nella nostra scuola, a cui diamo sicuramente il benvenuto e a cui cerchiamo di essere vicini anche con semplici atteggiamenti, considerando che la lingua non la conoscono.